Un corso del 118 nelle scuole milanesi per insegnare ai ragazzi le mosse giuste per aiutare una persona in arresto cardiaco. Imparare a usare il defibrillatore per salvare un paziente in arresto cardiaco è la scuola di rianimazione. Abbiamo molte persone che fortunatamente riescono a sopravvivere a un arresto cardiocircolatorio, altre purtroppo non ce la fanno e di queste purtroppo alcune non riescono proprio perché nessuno è in grado di rianimare questi pazienti. Fondamentale è gestire i momenti prima dell'arrivo dell'ambulanza. Incominciamo innanzitutto con il massaggio cardiaco. Dopo aver fatto il massaggio cardiaco, appena ci viene procurato il defibrillatore, dobbiamo aprire i vestiti del paziente in modo da lasciare il petto scoperto. E poi si applicano i due elettrodi. Uno sotto la clavicola, nella parte destra del torace, e l'altro invece nel fianco. In soccorso ai soccorritori un caschetto con telecamera e auricolare che permette di stare in contatto con un medico. Cosa fare, di fare qualcosa per aiutare questa persona in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Ok, va bene. Un corso di formazione dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori organizzato dal 118 di Milano per creare una città più sicura. Al momento noi abbiamo formato 35 scuole, oggi arriviamo a formarne altre 8, quindi saremo a 43. Il nostro obiettivo è di formare 85 scuole entro il 2015. Arrivare cioè a 5.000 studenti preparati a usare il defibrillatore.